Buonasera amiche ed amici, prima di cominciare vi invito a seguirmi su Instagram, link che vi lascio giù in descrizione. Partiamo perché oggi voglio aprire tre uova di quelle formato grande. Ho aperto delle uova di formato piccolo e adesso vi farò quelle un pochino più grandi, quelle che più mi hanno incuriosito, compreso quello dell'Elettra Lamborghini, che è stato il primo che ho comprato, e altre due novità che l'anno scorso non ho visto. Vi faccio vedere anche come ho applicato l'orecchino finto che ho comprato a Bologna e devo dire che mi piace molto l'effetto che fa. Bene, partiamo e andiamo ad aprire questo uovo di Knam che ho rotto. Vi avviso che ho su tre uova, due sono rotte perché queste due le ho portate in bicicletta, ho preso una buca, più di una buca e pazienza, si sono rotte. Quindi non ci sarà l'apertura dell'uovo con il pugno, però vabbè. Ho voluto provare questo di Knam che è una novità perché gli anni passati non c'era, al fondente 70% e lamponi con crispy lampone. Ma vediamo un po', si abbina alle mie unghie e andiamo ad aprire. Ho già la forbice qua e di questi qua di Knam ci sono diverse varianti, c'è anche al caramello, al latte, fondente, al pistacchio, ce ne sono 3-4 tipi anche di più. Allora, l'apertura è molto comoda perché si apre con il laccetto, quindi non mi serve neanche la forbice e niente, per essere aperto è già aperto. Io vedo un sacco di pezzi grossi proprio di lampone, guardate, cioè è molto grosso il lampone che c'è. Non pensavo fosse così, pensavo fosse una granella insulsa. Invece vedo che c'è abbastanza lampone e la cosa mi fa parecchio piacere. Non so se è tipo è rimasto attaccato qualcosa, vabbè, dopo comunque. Allora, a sto punto, anche se sono a dieta, un pezzettino piccolo, ma uno piccolissimo, lo assaggio perché mi incuriosisce troppo questo cioccolato. È troppo carino. Guarda, mangio proprio un pezzettino. Il lampone è veramente crispy. Deve essere tipo lampone disidratato, ma che buono! E poi questi qua che sono cioccolato della gamma Dolci Preziosi di Ernest Knam. Quindi dentro ci sono dei cioccolatini, non c'è una sorpresa, ci sono solo dei cioccolatini, eccoli qua. E questi sono dragée di nocciola cioccolato latte. Vabbè, proviamo. Apriamoli, visto che sono tipo le paline solite che hanno il wafer dentro praticamente. Hanno la nocciola dentro, che buoni, altro che il wafer insulso. Sono buonissime. Ma veramente, questo uovo non avevo grandissime aspettative, invece mi è piaciuto tantissimo. Top. Poi questo qua dell'Elettra Lamborghini della Valcor. Allora, il cioccolato non lo assaggio perché so già com'è e non è dei migliori. Non è sicuramente come questo qua. Di questo di Knam sono rimasta molto stupita perché è comunque della Dolci Preziosi e la Dolci Preziosi non è che faccia poi un cioccolato, chissà che. Invece questo qua è molto buono. Questo so già com'è, non è chissà che cosa, quindi ve lo apro perché sono molto curiosa della sorpresa. L'anno scorso avevo trovato un porta beige. Vediamo quest'anno. Qua sì che mi serve la forbice perché non si apre. C'è l'apertura quella molto scomoda che io odio. Ok, questo appunto, come vi dicevo, è l'unico uovo sano che ho e vado ad aprirlo. Per fortuna si è aperto senza cadere in mille pezzi.
e andiamo a vedere che cosa c'è. Da quello che ho capito sembra una spazzolina pieghevole, e se così fosse sarei molto contenta, perché una proprio pieghevole così non ce l'ho. Ho la spazzolina da borsetta piccolina, ma non è pieghevole, quindi sarei molto contenta. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Tra l'altro questo uovo costava anche poco, al Lidl l'ho pagato 5,99, neanche tanto, ed è quello che ho pagato di meno. Quello di Knam invece l'ho pagato 12,99, ma li vale tutti secondo me, perché il cioccolato è molto buono. Ah, mamma mia, che cose difficili qua. Allora, questo appunto, vabbè, è l'etichetta con il logo, e devo dire che è proprio una spazzola pieghevole, è fatta così, con scritto Elettra. Dopo dentro c'è una cosa leopardata, una figura leopardata, e questa è la spazzolina. Sembra che spazzoli anche bene. Beh, che dire, sono proprio contenta perché è una cosa utile, però sarebbe stato il top se qui ci fosse stato uno specchietto. Invece non hanno messo lo specchietto, hanno messo solo una figurina leopardata. Ma comunque sia, è proprio carino, veramente, sono molto soddisfatta. Allora, ripeto, non assaggio il cioccolato perché so già che non è granché, e invece voglio assaggiare il cioccolato di questo qua, della Lindt, il popcorn. È una novità anche questo, non l'avevo visto l'anno scorso, e secondo me è molto buono, anche perché la Lindt fa delle buone cose. Comunque per il momento sono soddisfatta sia di quello di Knam che di quello di Elettra. Sulla Lindt per fortuna l'apertura è semplice come su quello di Knam, e andiamo a vedere. Allora, il cioccolato si presenta così, in alcune parti è molto spesso, in altre parti è più fino. Guardate com'è spesso qua. E io vado ad assaggiare proprio il pezzettino in cui è più spesso, proprio per capire, siccome ci sono più pezzi, se veramente sa di popcorn. Questo l'uovo al popcorn più popcornoso che abbia mai mangiato. Allora, ho preso diverse uova, sì, diverse uova, ho provato diversi tipi di cioccolato al popcorn, quello della Chupa Chups e di altre marche. Adesso mi è venuta in mente la Chupa Chups, ma ne ho provate anche della M&M's, altre robe. E sì, sapeva quel gusto un po' più salato, ma neanche tanto, che contrastava con i dolci del cioccolato. Però questo sa proprio di popcorn salato, cioè questi, cioè proprio si sente il salato del popcorn che contrasta appunto con i dolci del cioccolato al latte, è favoloso. Poi tra l'altro il cioccolato è molto buono, quello della Lindt. Cioè, mi sembra di mangiare popcorn al cioccolato, è proprio buono buono. Super soddisfatta anche di questo. Poi c'è il regalino. E vediamo. Qua mi serve di nuovo la forbice. Ah, che carino. Un portachiavi con il cuoricino. Direi che sono molto soddisfatta, sono proprio contenta dell'apertura di queste uova. Non mi aspettavo chissà che cosa, invece sono contenta. Come luccica, luccica tanto, è proprio proprio carino, veramente. Complimenti Lindt, complimenti Elettra per aver messo la spazzolina, che è molto... che è molto utile. Qua c'è scritto gioiello in metallo realizzato in Italia, creazione esclusiva prodotta da Surprise per Lindt. Bene, brava Lindt.
Anche questo della Lindt aveva un prezzo più alto, sui 13,90, però secondo me li vale. Sono contenta, l'ho già detto 100.000 volte, vabbè, ogni tanto sono contenta anch'io. E io vi saluto, vi mando un bacione, spero che questo video vi abbia fatto piacere e ci vediamo alla prossima. Ciao!